solo, ricordo solo che gran parte del peso dell'organizzazione di questo convegno ricade anche sulla spalla di Federico Novo, e poi volevo cominciare dando il ruolo di chairman di questa progetta, nel 54, no? Mossa. Allora, la prima seduta, l'intervento, il primo intervento è proprio di Alessandro Guidi dell'Università degli Studi Roma 3, un intervento dal titolo Isola nella corrente dei dati archeologici, l'importanza degli arcipelaghi e delle isole minori per la ricostruzione del popolamento antico nel Mediterraneo. Lo studio di isole minori arcipelaghi ha sempre costituito uno degli obiettivi primari per la ricostruzione del popolamento del Mediterraneo. Basti pensare all'esplorazione delle Cile, iniziata verso la fine dell'Ottocento, alle scoperte e le prime pubblicazioni sull'arcipelago maltese nella prima metà del Novecento, o alle eccezionali ricerche fondamentali per la nascita della moderna preistoria italiana di Luigi Berna Bubbrea e Madeleine Cavalier alle isole Eolie. Solo con gli anni 70 del Novecento, però, l'archeologia si è cominciata a interrogare sulla peculiare importanza delle isole, in particolare sulla loro specificità e sulle analogie e differenze nei meccanismi del popolamento delle isole della terraferma in preistoria. Un ruolo pionieristico spetta certamente a Colin Renfrew, che sulla base dei suoi lavori di archeologia sociale e delle prime applicazioni dei metodi di archeologia spaziale, propose di individuare con il sistema dei poligoni di Thyssen i territori di Chifton maltesi, evidenziando le analogie con quelli delle 10 tribù dell'isola di Pasqua.